Volevo solo riprendere due punti, perché credo che insomma abbiamo già toccato moltissimi punti importanti e direi che concordo, diciamo, soprattutto col profilo che le criticità che sono state rilevate dai relatori. Ma volevo attaccarmi ad una osservazione che ha fatto Giovanni Sedioli, che adesso è già andato, perché mi ha stimolato una riflessione. Quando lui ha detto, e sulle criticità che lui ha rilevato, sono sostanzialmente d'accordo, quando lui ha detto che il problema è che cosa vogliamo dagli studenti. E lui a un certo punto ha detto: gli insegnanti credono di saperlo. Allora, dal mio punto di vista dissento. Gli insegnanti sanno di non saperlo. In questo momento credo che il nocciolo del problema sia questo. Cioè, nel senso che io credo che c'è un grandissimo senso di sbandamento in una fase di guado fra la consapevolezza che dobbiamo modificare radicalmente le nostre modalità di insegnamento e quel passaggio teorico che è stato fatto già molti anni fa dicendo che dovevamo procedere con una didattica per competenze, abbandonando il trasferimento delle conoscenze. Io credo che in realtà è rimasto molto sulla carta, se non ovviamente da parte di gruppi ovviamente che ci sono, no? Di insegnanti che hanno speso in questo, diciamo, le loro energie, e ci sono anche tante buonissime pratiche, parlo soprattutto della nostra realtà che conosco abbastanza bene, di tanta ricerca, azioni che è stato fatto su questo. Però io credo che, diciamo, la grande maggioranza dei miei colleghi ha difficoltà in questo momento proprio per la difficoltà di fare questo passaggio. È un po' come essere a metà del guado e capire che ciò che si faceva ieri o fino ad oggi non è più adeguato, ma ancora non abbiamo chiaro come possiamo andare dall'altra parte. A questo aggiungo il fatto che il punto nodale, tutto sommato, diciamo, dal punto di vista, diciamo, della didattica, infatti, è il nodo della dispersione. E questo è il punto nodale che ci attraversa, diciamo, in più tipologie di scuole. I dati anche, diciamo, volevo dire, mi spiace, non mi ricordo a memoria, i dati che ha citato Cerini rispetto, per esempio, il tasso di ripetenza, diciamo, nel liceo dei tecnici, non è così alto, è quello dei tecnici rispetto ai dati del... Io ho guardato recentemente, ho visto i dati di Bologna, non era così drammaticamente più alto rispetto a quello dei licei, no? Però sicuramente noi registriamo una grossa sofferenza nel passaggio dal biennio al triennio, fondamentalmente. Quella è una fase critica, così come abbiamo una grossissima criticità, e questo lo segnalo in particolare all'assessore, perché credo che sia una politica regionale molto importante da mettere in atto, abbiamo una grossissima difficoltà sul tema dell'orientamento. Cioè, il problema grossissimo anche del rafforzamento, diciamo, delle scuole tecniche, o comunque di dare ai ragazzi la possibilità di seguire dei percorsi, diciamo, personalizzati o comunque più afferenti alle proprie capacità, alle proprie indole, passa attraverso il fatto che il nostro sistema scolastico, in particolare nella fase della scuola media, non sta assolvendo quella funzione orientativa che invece dovrebbe essere tipico della secondaria di primo grado. Questo è un grossissimo problema, e infatti abbiamo una grossissima sofferenza nel passaggio fra le competenze in uscita, diciamo così, dal segmento della secondaria di primo grado alle competenze in entrata della secondaria di secondo grado. Così come un altro anello di sofferenza è poi nell'orientamento in uscita dalla secondaria di secondo grado rispetto alle possibili, diciamo, possibilità, non solo università, ma, diciamo, tutte le forme, diciamo, di post, diciamo, diploma. Questi sono temi, secondo me, che devono entrare, a mio parere, in maniera forte in una direzione complessiva, diciamo, proprio della sostenibilità del nostro sistema. E credo che questo sia un tema assolutamente dirimente, perché altrimenti non siamo in grado di affrontare questo punto.
Infatti credo che, poi venendo alla specificità della, diciamo, della nostra realtà, una cosa molto importante è quel discorso della cultura aziendale. E l'osservazione sempre che ha fatto Sedioli mi trova completamente d'accordo. Guardando le tracce delle prove, noi possiamo vedere che in realtà quella che sembra il percorso più facile, no, dell'immaginario collettivo, no, del percorso professionale, del tecnico, non è affatto il percorso più facile. Ma su questo torniamo prima al prima, c'è un problema di valorizzazione, di cultura che noi dobbiamo fare rispetto a questo nella nostra collettività, cosa che invece non c'è. L'altra cosa che volevo dire, ma non voglio entrarmi perché non voglio entrare in una polemica, diciamo, sulla buona scuola, sono d'accordo anch'io che ci sono molti elementi di positività e che comunque è stato un bene il fatto di parlarne, ma ci sono oggettivamente anche delle criticità, io credo, ma soprattutto a mio parere c'è stata un errore, a mio parere, proprio di strategia comunicativa, comunque nelle modalità con cui si è andati avanti, diciamo, dopo la fase dell'ascolto, nel senso che c'è stata una specie di corsa in avanti, secondo me, dalla fase dell'ascolto alla fase poi dell'attuazione, introducendo degli elementi che non erano stati portati nella discussione prima e che hanno sollevato una reazione nella platea del mondo della scuola, in particolare degli insegnanti, perché alcune tematiche pur sono importanti, vedi il problema della riforma degli organi collegiali, vedi la tematica dello staff, della dirigenza, ma ci dimentichiamo sempre, la scuola è cambiata radicalmente. Non c'è solo il problema di rivedere il ruolo della dirigenza, di ridefinire le competenze e i poteri e degli organi collegiali, ma abbiamo il problema di ridefinire le competenze complessive del personale docente. Io mi chiedo sempre se i nostri governanti hanno mai messo piede in una scuola, soprattutto in una secondaria di secondo grado, dove sappiamo tutti perfettamente chi ci lavora, che la scuola non è in grado di funzionare, ci può essere il più grande, bravissimo dirigente, a patto che ci sia almeno un dirigente per scuola e non un dirigente ogni due, per esempio, per scuola, ecco, magari. Ecco. Ma lo staff, signori, oggi la complessità di cui abbiamo accennato presuppone che all'interno dell'organizzazione scolastica ci sia un riconoscimento di figure, di competenze anche diverse. Possiamo decidere in che modo valorizzare, ma sta di fatto che oggi l'organizzazione scolastica richiede anche un'organizzazione molto più complessa e una valorizzazione di quei percorsi. Sul resto non voglio entrare più di tanto, quello che però mi amareggia è che, sentendo purtroppo i miei colleghi, anche gli aspetti positivi che pur ci possono essere stati in questo dibattito non escono. È già un problema. Ed è che tutti, è quello che hai detto tu Davide, partono dicendo ci sarà anche qualcosa di positivo, ma io non ci credo più, non vi credo più, non mi fido. Questo, signori, è un grossissimo problema politico, va ricucito una fiducia, una solidarietà, una cultura diversa, e di questo io credo che abbiamo responsabilità tutti, non solo i partiti, ma anche le istituzioni, e comunque per finire io credo che il ruolo del territorio, il legame del territorio con le autonomie scolastiche, il problema delle reti è fondamentale, ed è questo manca fortemente in quella proposta ed è un punto chiave, per cui come il problema degli ATA. Allora tutto il resto si può discutere, ma io sarei stata dell'avviso che forse era opportuno andare un pochino con cautela introducendo alcuni elementi sull'urgenza di quello che era affrontabile, dandoci il tempo e lo spazio di fare invece una seria riflessione e coinvolgere quei soggetti per cui abbiamo detto che sono fondamentali per una veramente buona scuola. Scusate, grazie all'assessore che ha fatto tanta pazienza. Grazie. Allora, insomma,